Palazzo Papale, sul Colle del Duomo, a Viterbo, innalzato tra il 1255 e il 1266, la cui sala del conclave ospita questa sera Giancarlo Giannini nelle vesti di aretino, dal drammaturgo Gianmaria Cervo. Giancarlo Giannini è nelle vesti di aretino e racconta la storia di Maria. Un genio, un inventore. Suo infatti il giubbotto indossato da Robin Williams & Toys, un attore brillante, eccellente, il cult umano del panorama internazionale del cinema e del teatro. E mentre parlandone, ecco Tommaso che senza punto d'indugio si mosse e giunto nella sua valle si certificò dell'assunzione di lei col testimonio della città. Egli, che dubitava della resurrezione di Maria, si vide cadere in mano con molto applauso del collegio di Gesù, i quali pur compresero ciò che fosse il lume serpeggiante. E a voi, persone illustri, che vi siete degnati di onorare con l'egregio delle vostre presenze questi successi, conceda il Signore sempiterna vita, sempiterna pace, sempiterna lode, sempiterna fama e sempiterna gloria. Giancarlo Giannini, attore, ma prima era un 19 anni un perito elettronico, poi segue un corso di recitazione convinto da un amico e da lì cambia la sua vita. È stato un caso, io dovevo andare a lavorare in Brasile con i primi satelliti artificiali, oppure a Ivrea, credo, per i primi computer che odio, non amo molto i computer. Poi i militari mi hanno scartato perché avevo una nonna, primo nipote maschio, non sapevo che fare in quell'anno, dico vengo fra un anno e uno mi ha detto perché non vai all'accademia, credevo che fosse l'accademia dei cadetti di Nisi, da quelli, la cosa, la Nunziatella, quella roba lì, dico ah che bello, la divisa eccetera, e invece era l'accademia d'arte drammatica, per gioco mi ha preparato, ho fatto un esame, ma così per scherzare. E stranamente non solo mi hanno preso, ma mi hanno dato anche dei soldi, cioè una borsa di studio senza chiedere niente a nessuno. Dico, oddio, allora mi sono divertito, rimango un annetto a vedere cosa succede. Poi ho visto che questo mestiere è così divertente, una cosa, cioè praticamente non si fa niente, ti pagano per nulla, non è che non si fa niente, ma insomma in principio era così, no? In principio, pensa che parola ho usato, era così. E ancora continua questa catena, però guarda, dico sempre che o studi l'elettronica, o studi il mestiere dell'attore, o studi un altro mestiere, la fantasia però è l'unica base, fammi finire, la fantasia è l'unica base che... Quando tu lavori su un circuito elettronico, cosa ne sai di quello che succede dentro i circuiti? Devi immaginarti gli elettroni che vanno, si scontrano, eccetera. Quando inventi un personaggio, che ne sai di quello che farà? Quindi fantasia qui, fantasia là, la metti insieme e puoi fare tutti i mestieri che vuoi. Giancarlo Giannini, comunque, oltre a essere attore, ballerino... Ballerino non credo. No, mi risulta che è un ottimo ballerino. Guarda, ti posso dire che quando facevo l'Accademia d'Arte Drammatica mi vergognavo anche un po', perché a danza avevo una insegnante russa, si chiamava Garoshi, che ci ha insegnato la differenza di come si tiene la mano in Francia e in Russia. In Russia ci sono le cornine, si tiene la mano così, in Francia si tiene così, molto più morbida. E siccome c'era una ragazza che aveva fatto danza, eccetera, e aveva un voto altissimo, io quando sono andato a vedere i quadri avevo il voto uguale a lei, quindi mi vergognavo un po', dico ma come, io c'ho già, ero anche bravo in danza ma non sono mai stato un ballerino. L'amore che metto nel fare la pasta al pesto è l'amore che metto in tutte le altre cose, sono un rompi come si dice, sono uno che cerca sempre la perfezione che non troverà mai, e quindi la vita è difficile però è divertente perché vivo in contrasti. Infatti nel libro è come se fosse un racconto con un me stesso che mi dice sempre che sono un cretino, che non riuscirò a fare le cose, poi quando riesco a farle mi volto e dico hai visto? L'ho provata a fare 177 volte 7 come dice quel cinese famoso filosofo, e l'ho fatto, ci ho perso tempo, un mese, un anno, però sono riuscito a farlo e quindi vinco io.
Ma quando si parla del cinema, che differenza c'è tra cinema, teatro, le cose? Tutti dicono, oh, io sono un attore, di qua, di là è lo stesso. No, sono due tecniche completamente diverse. E guarda caso, il cinema, se ci pensi, che non l'ha mai detto nessuno, è la prima arte virtuale vera. Capito? Sei là, sei qua, dove sei? Quando muori sei di nuovo là. E ti dico quello che mi hanno detto alcune donnine che mi seguivano dal David Copperfield, quando io ero giovanissimo, adesso hanno una certa età, gli ho detto perché non venivate prima, insomma, a farmi questi elogi. Aspetta, vengo subito, mi stanno chiamando per andare in teatro, mi hanno detto, mentre mangiavo da solo, mi hanno circondato a Lucca, mi hanno detto, sa che lei è meglio da vivo che da morto? Pensa un po' che frasi. Ma guarda che c'è una verità là dentro, morto sta lassù, sullo schermo, vivo sei lì che mangi gli spaghetti.